Sarò capace di spiegarmi bene? C'ho paura. Beh, me lo direte voi alla fine. Dal particolare all'universale. Particolare piccolo, universale grande. Quindi dal più piccolo al più grande. Ci sono delle cose che vanno bene per il piccolo e che poi sono anche uguali per il grande? Voglio dire, se una cosa va bene per una persona, poi va bene anche per tutte le altre persone? Vi racconto la storia di tre fratellini. Tutti e tre si trovano a tavola, mangiano e poi devono sparecchiare, lavare i piatti. Solo che uno dice: io non faccio niente. Gli altri due si chiedono: perché? Perché ho altro da fare. Altro da fare cosa? Gli chiedono i due fratellini. Devo andare a giocare nel parco. Allora arriva il saggio e lo interroga. Quando un bambino deve andare a giocare nel parco, è giusto che non aiuti tutti gli altri? E il bambino risponde: certo che sì, è giusto. Allora, anche quando gli altri dovranno andare a giocare nel parco, sarà giusto che non ti aiuteranno? No, questo non è giusto. Ritorniamo perciò all'inizio. Quello che è giusto per uno, è giusto anche per tutti gli altri? Rispondi tu: beh, fatti aiutare da mamma e papà. Ti pongo un altro esempio. Ci sono ancora tre personaggi, uno piccolo e due grandi. I due grandi dicono al più piccolo: noi mangiamo tanto, quindi devi mangiare anche tu. Arriva il saggio e li interroga: se voi che siete grandi mangiate tanto, è giusto che mangino tanto anche tutti gli altri, pur essendo piccoli? Ma certo, rispondono loro, tutti dovrebbero mangiare lo stesso quantitativo di cibo. E tu che mi stai ascoltando, cosa dici? Secondo te è giusto? Beh, fatti aiutare da mamma e papà. Ci sono cose che a volte vanno bene per una piccola parte, ma non per tutto il resto. E così ci sono cose che vanno bene per tanti, ma non per qualcuno. Particolare, universale. Una piccola parte è una parte più grande. Sai fare qualche altro esempio anche tu? Che ne so, un bambino dice: ho visto un cigno nero. Allora vuol dire che tutti i cigni sono neri. Secondo te è vero? Un altro bambino dice: ho visto tanti cigni bianchi. Allora vuol dire che tutti i cigni sono bianchi. Ancora un altro esempio, eh? Ho visto un bambino cattivo. Allora vuol dire che tutti i bambini sono cattivi. È sempre vero? Che se una cosa è valida per una piccola parte, è valida anche per una parte più grande, o viceversa. È sempre vero che una cosa che è valida per una parte più grande è valida anche per una piccola parte? Discutine con i tuoi genitori, con i tuoi amici, con i tuoi fratelli e sorelle. Ci vediamo la prossima volta. Bye bye.